E allora Raffaele, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Oggi andiamo a vedere di chi è il compleanno. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un DJ, produttore discografico che ha reso mondiale la nostra disco music. Nel 1952 a Ceggia nasceva Claudio Cecchetto. Nel 1975 inizia a fare il DJ in due discoteche milanesi. Poi approda nello stesso anno a Radio Milano International e l'anno successivo a Radio Studio 105. Nel 1978 viene scoperto da Mike Bongiorno, che lo introduce a Tele Milano 58 per la conduzione del programma musicale Chewing Gum. E nel 1979 ci fu la sua prima apparizione in Rai con un programma Disco Ring realizzato da Gianni Boncompagni. Nel 1980 viene chiamato da Gianni Ravera per la co-conduzione del Festival di Sanremo a fianco a Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Viene poi riconfermato per le edizioni del 1981 e del 1982. Nel 1981 arriva il suo primo successo discografico con il brano Gioca Jouer, realizzato insieme a Claudio Simonetti, che raggiunge la top 10 in Italia e in Inghilterra. Nel 1982 fonda Radio DJ e conduce su Canale 5 il programma Popcorn. E nel 1983 fonda la Radio DJ Television, che va in onda inizialmente su Canale 5 nella programmazione notturna e successivamente su Italia 1 in programmazione giornaliera. Nel 1984 esordisce come produttore discografico creando l'etichetta discografica Ibiza Records e producendo per Sandy Martin il singolo People from Ibiza, destinato al successo internazionale. Nel 1986 lancia Sabrina Salerno con il brano Boys, 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 Tracy Spencer con Run to Me, diventando punto di riferimento della disco music italiana a livello internazionale. Da lì in poi continua il suo lavoro di talent scout, lanciando il primo rapper italiano, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, producendo nel 1988 l'album Jovanotti for President. Nel 1989 all'Acquafana di Riccione nota un animatore Beppe che lo lancia con il nome d'arte Fiorello, produce per lui l'album Veramente Falso. E successivamente nel 1992 per Fiorello realizza il primo programma di karaoke che rende Fiorello importante e famoso in tutta Italia. Scopritore anche degli 883. Lanciandoli con il brano Hanno ucciso l'uomo ragno. Nella sua carriera ha lanciato anche altri DJ come Amadeus e Jerry Scotti, oltre l'attore e regista Leonardo Pieraccioni e il personaggio televisivo Luca Laurenti. Adesso delle curiosità, dove lui ha lasciato delle considerazioni sui personaggi come Sandy Martin. Sandy Martin, il primo artista, non si scorda mai. Sabrina Salerno. Sabrina Salerno è stata la prima star internazionale che mi ha fatto conoscere come talent scout in tutto il mondo. Jovanotti. Quando ho conosciuto Lorenzo, ho pensato di vedere in lui il futuro. L'ho pensato allora e continuo a pensarlo oggi. Fiorello. Io penso che Fiorello sia così bravo da essere diventato oggi sinonimo della parola showman. Gli 883 di Max Pezzali. Max Pezzali è la persona migliore che conosca. Un privilegio lavorare con lui. Anni fa ho convinto Jerry Scotti a fare questo lavoro.
Ora tutta l'Italia mi conferma che ho fatto bene. Amadeus. Amadeus mi cercò per realizzare il suo grande sogno, la TV. Missione compiuta. DJ Francesco. Francesco Facchinetti per me è energia pura, potente e inesauribile. Oggi Claudio Cecchetto vive a Misano Adriatico in provincia di Rimini con sua moglie e i suoi due figli. Un figlio, Jody, è un affermato rapper italiano. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Buon fine settimana, vi aspetto in tantissimi lunedì e buon di pomeriggio. Ciao da me, Silvia Pagni.